un pizzico di fortuna per ripartire. La vittoria nel momento meno propizio, di certo in una fase di chiara involuzione, una sterzata per invertire il trend dell'ultimo periodo, appena 5 punti in 6 partite, arriva grazie ad un episodio che questa volta arride alla squadra di Pillon: la sfortunata e goffa autorete di Mbaye e la classica scintilla che stappa e spacca la partita. Allo scadere il raddoppio di Mancuso, che da centravanti dopo la sostituzione di Monachello torna a timbrare il cartellino, non può essere più un caso. E che gol! Progressione devastante. Il 7 biancazzurro cambia marcia in campo aperto, lascia sul posto Poli e con grande lucidità fulmina Piscitelli. Ottava prodezza stagionale, ad un passo dal record personale di 9 centri della scorsa stagione. Contavano soprattutto i 3 punti, meritati per quanto dimostrato nell'ultima mezz'ora. Niente di clamoroso, ma almeno più ritmo, più aggressività, più velocità nella trasmissione della palla. Sostanzialmente una partita a due facce: primi 45-60 minuti complicati contro un avversario scorbutico, ispido, che ti costringe a giocare male. Brugman a dir poco limitato da Sabbione, schierato sulla tre quarti, non esattamente una novità tattica. Era già successo lo scorso 13 marzo, quando il Jolly Emiliano fu decisivo all'Adriatico, nelle immagini, con un colpo di testa da centravanti di razza. A centrocampo ha brillato solo Filippo Melegoni, che può diventare molto di più di una semplice alternativa. Sorprende che sia rimasto in naftalina addirittura per 10 giornate. Ha qualità, corsa, tiro, è in grado di ricoprire più ruoli. Salterà per infortunio Verona, ma sarà già a disposizione dopo il riposo per il match interno con Venezia in programma giovedì 27 dicembre. E poi Castrati, che ha reagito con personalità all'infortunio di Perugia e chiuso la serata di venerdì con la porta in battuta. Di questi tempi non è affatto poco, non accadeva infatti dallo scorso 22 settembre, quarta giornata, Pescara-Foggia 1-0.